Benvenuti, io sono Andrea ed oggi inizieremo una piccola serie su quello che fu il lavoro di Gian Lorenzo Bernini presso la Galleria Borghese. Attraverso quattro grandi opere, il Bernini, poco più che ventenne, seppe rivoluzionare l'arte, iniziando un percorso che lo porterà a distruggere qualsiasi limite o distacco tra l'opera d'arte e lo spettatore. Un risvolto psicologico che lo rese sicuramente uno dei padri del barocco. In questa prima opera, datata 1618-1619, Gian Lorenzo lavora ancora di fianco al padre, Pietro, per questo gruppo estremamente verticale di Enea, Anchise ed Ascanio in fuga da Troia. Dopo tante piccole opere, questa è la prima ad essere pensata, concepita per Scipione Borghese, il potentissimo cardinal nipote che, quasi come Enea, reggeva le sorti del pontificato del suo vecchio zio, Paolo V. Una scelta iconografica ben precisa, pensata quasi sicuramente insieme all'amico Maffeo Barberini, che diventerà Papa Urbano VIII. Scipione, di cui abbiamo osservato un busto che ne fece Gian Lorenzo nel 1632, inizialmente non si doveva fidare troppo. Infatti, questa fu l'unica opera pagata con un'unica soluzione a lavoro ultimato. Per la prima volta, un'opera scultorea contemporanea entrava in una collezione di dipinti antichità. Per il Bernini si trattava della prima grande opera. Seppure si intravede quella voglia e quel desiderio di dinamismo che poi esploderà nelle opere successive, il legame con la forma mentis del padre, scultore tardomanierista, è evidente. Pietro non è nominato nei dati del pagamento, ma osservando questa sua opera quasi coeva, presente a Napoli, possiamo immaginare come abbia influito la crescita artistica del figlio. Abbiamo già detto che quest'opera si andava ad inserire in una vastissima collezione di dipinti e di antichità. Per la prima volta, il Bernini utilizza un modello pittorico, evidente la somiglianza con quest'opera del Barocci, dipinta circa 20 anni prima del grande marmo per Scipione Borghese. In futuro sarà il Bernini a dettare la moda anche dal punto di vista pittorico. Il suo stile in scultura verrà tradotto inevitabilmente. Eppure qui rimane ancora un po' più rigido rispetto al Barocci. Il movimento concitato del dipinto non viene trasposto del tutto nella grande opera del Bernini. Piuttosto egli risalta con grandissima maestria la differenza dei corpi, la resa anatomica che cambia in base all'età. Alla morbidezza del fanciullo Ascanio si contrappone la mollezza del corpo di Anchise, ormai vecchio. Severo nello sguardo, ma fiaccato nel corpo. Incredibile osservare queste pieghe che rendono un materiale così duro come il marmo nella pelle rugosa di un vecchio. Enea di contro rappresentava la forza, un uomo che nel fiore degli anni avrebbe ricostruito sulle ceneri di Troia una nuova grande civiltà. Un'immagine che a Scipione Borghese piacque molto, un'opera rivoluzionaria proprio perché andò senza paura a confrontarsi con l'arte coeva, pittorica, con le grandi opere d'antichità della collezione borghese. Ed è veramente affascinante osservare qui un Bernini che ancora non ha superato l'arte con cui si confronta, ma si prepara a farlo nelle prossime opere. Seppure il dinamismo, la profondità psicologica, la pulitura e la perfetta resa anatomica siano già evidenti in questa grande opera.